Dopo una stagione, insomma, dove il movimento turistico non si può dire che non sia stato per fortuna sostenuto anche per lungo periodo dell'anno, ci sembra corretto, adesso che siamo alla fine, a novembre, cominciare a prendere conoscenza e coscienza di quelle che sono le nuove tendenze in atto, soprattutto quelle più importanti, sia come mercato che come prodotti che si posizionano sui mercati per il 2016, proprio per prepararci per tempo alla stagione che verrà, al nuovo anno, in modo tale da continuare questa tendenza che è stata in termini di numeri positivi. Noi speriamo di farla crescere non soltanto nel numero ma anche nel peso dei numeri, quindi in termini di fatturato. Questo è il momento giusto per andare a scuola, per ascoltare le esperienze, per conoscere quelli che sono i treni che stanno passando per il prossimo futuro e salirci sopra e non rimanerne a piedi o esserne esclusi rispetto al movimento che si sta sviluppando nel resto d'Italia ed Europa. Il turismo è un po' il volano e il motore di questi territori, insomma qui siamo in una zona dove il turismo è veramente molto importante e oggi parliamo di nuovi trend e soprattutto di identità, di autenticità, di prodotto che è quello che cercano i turisti, insomma quindi siamo un po' oltre al concetto solo della vendita delle camere ma parliamo di vendita di esperienze e a questi albergatori oggi raccontiamo e ci confrontiamo con loro su quello che sono proprio un po' le tendenze a livello mondiale, cosa sta arrivando e cosa cercano oggi i clienti. Insomma, siamo in un mercato globale, quindi non si può solo pensare, come dire, a un mercato locale di prossimità, ma bisogna pensare in termini più ampi. Quindi il seminario verterà un po' su questo. Questa iniziativa formativa fa parte delle iniziative copromosse da EBIT e UPA in una collaborazione che ormai va avanti da anni e che ha sempre prodotto dei buoni risultati. Lo facciamo in un momento particolare, a ridosso della fine di un anno positivo e in previsione di un anno che ci auguriamo sia ancora migliore di quello appena trascorso. Nelle prossime settimane, tra l'altro, proprio come UPA e EBIT saremo impegnati nel realizzare il piano di attività per il prossimo anno.